5.45 di questa mattina, a Chieti e nelle località limitrofe in molti hanno sentito il boato provocato dall'esplosione che ha sbriciolato l'ex zuccherificio di Via Piaggio a Chieti Scalo, del quale resta soltanto uno scheletro metallico. L'abbattimento controllato è stato innescato da una miccia detonante costituita da pentrite che ha attivato le 1100 microcariche posizionate sui 130 pilastri portanti con una velocità di detonazione pari a circa 30.000 km/h. In poco più di un secondo le parti murarie in cemento armato dell'edificio sono collassate mentre alcuni cannoni ad acqua hanno mitigato l'impatto delle polveri che si sono sollevate. L'edificio abbattuto era il più grande tra quelli che costituiscono l'impianto industriale che è stato dismesso e che è di proprietà di Alitec, società controllata da Toto Costruzioni Generali. L'operazione è avvenuta dopo che l'intera zona è stata messa in sicurezza e presidiata dalle forze dell'ordine. La potente onda d'urto non ha provocato danni alle strutture che si trovano nelle vicinanze. Infatti, l'abbattimento controllato con microcariche ha richiesto la scrupolosa redazione di un piano di demolizione molto specialistico per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e degli altri edifici dell'ex complesso industriale non interessati dall'intervento. Sono stati installati 7 sismografi per monitorare l'effetto sul vicino gasdotto SNAM, sugli edifici di Via Piaggio e sulle strutture superstiti dello stabilimento. Le ispezioni e le campionature eseguite nei giorni scorsi hanno escluso la presenza di sostanze nocive come l'amianto. La struttura metallica sarà demolita dai tecnici specializzati del gruppo Toto con bracci metallici muniti di cesoie e il materiale sarà recuperato nell'ambito della campagna di gestione rifiuti della Regione Abruzzo nel rispetto delle normative ambientali. L'edificio era il cuore dello stabilimento per la produzione di zucchero estratto dalla lavorazione della barbabietola e venne realizzato nell'immediato secondo dopoguerra dal gruppo nazionale Ridania, che ha cessato l'attività al principio degli anni 70. Il gruppo Toto fa sapere che la demolizione di oggi apre il campo ad ipotesi progettuali finalizzate a riqualificare l'area e che sono in corso le necessarie analisi di fattibilità.